benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Ci facciamo questa lettura come preannunciato per andare a completare il lavoro cominciato con la lettura scorsa, quella delle energie femminili che ci sono dentro di noi e che hanno bisogno probabilmente di un aiutino per sistemarsi o hanno bisogno semplicemente che noi ci connettiamo ad esse per avere quello che è il messaggio che ci aiuta di più a gestirla al meglio. La settimana scorsa, con la lettura scorsa, abbiamo usato per la lettura non i tarocchi ma un altro metodo di divinazione. Ho preso delle candele di cera d'ape e ho lasciato che il fuoco colasse queste candele e questa cera all'interno di delle piccole vaschette d'acqua. Perché? Perché l'acqua è associata per eccellenza all'elemento proprio femminile e quindi ci stava come idea. Oggi volevo fare la controparte, volevo fare la lettura della fiamma, del fuoco, però avevo una bella idea ragazzi, ma qui dove sono io, che è in Veneto, sta piovendo che sembra novembre, da giorni, da settimane ormai, e non è possibile fare questo e per la mia sicurezza e la sicurezza della mia abitazione non era una buona idea fare questa lettura con il fuoco in casa mia. Cosa ho pensato allora? Ho pensato, partiamo sempre dallo stesso elemento che è l'acqua, che comunque da un punto di vista energetico viene visto come l'elemento che contiene tutte le potenzialità che ancora non sono state ordinate, strutturate, e sottoponiamo questo elemento alla spinta, alla forza del fuoco, che viene considerato l'elemento maschile per eccellenza. Allora ho pensato all'acqua del mare. Cosa succede se mettiamo l'acqua del mare a scaldare? Bene, l'acqua evapora dopo aver ovviamente bollito e rimane il sale, o comunque quella parte che tutti conosciamo come sale. E eccoci qui quindi a fare una lettura del sale per quanto riguarda l'energia maschile e cercheremo di capire questo maschile che messaggio ha per noi, che cosa da comunicarci, sperando che sia un bel messaggio. Ma se fosse che ha bisogno di una mano, di un aiuto, noi lo ascoltiamo e cerchiamo di migliorare la nostra vita. Allora, come andiamo a selezionare le nostre letture? Semplicemente prendendo in considerazione le quattro possibilità. Come sempre ci sono delle rune ad indicarle e vi ricordo che potete tornare su questa lettura più avanti se ne avete bisogno, per lo stesso tipo magari di situazione che vivete ora o perché sentite che c'è un altro messaggio che volete ascoltare, oppure potete tornarci tranquillamente per più possibilità all'interno di questo stesso momento. Sappiate che non importa che siate maschio o femmina, ci sono energie maschili e femminili dentro di noi che dovrebbero collaborare, volevo sottolineare. Okay. Allora andiamo a vedere quelle che sono queste rune. Per il primo gruppo abbiamo questa, e la mettiamo qui. Per il secondo gruppo abbiamo questa. E la mettiamo qui. Per il terzo gruppo abbiamo questa. E la mettiamo qui. E per il quarto gruppo abbiamo questa. E la mettiamo qui. Se vi serve mettete il video in pausa, io intanto vado a proseguire cominciando la lettura numero 1. Ed eccoci quindi con la prima scelta. Come potete notare, ho messo una base nera in maniera che per voi che guardate possa risaltare il sale, e adesso andiamo a cominciare. Quindi con questo primo gruppo, qui abbiamo il sale, che cosa ci vuole dire l'energia maschile dentro chi sta guardando, dentro questo primo gruppo?
La sensazione è che ci sia qualcosa lì sotto. Dunque, ho una sensazione molto forte, come dicevo, e più mi concentro su quella, più ne sento altre, che formano una sorta di sistema di tunnel di energie. Sto vedendo proprio una sorta di nido sotterraneo, e non uso a caso la parola nido, perché ho l'impressione che questa energia maschile dentro di voi sia fortemente, non voglio neanche dire proprio nascosta, ma riposta, ecco, forse questo è il termine più adatto, riposta in una parte di voi inaccessibile. Inaccessibile tanto dall'esterno, cioè agli altri, quanto dall'interno, cioè a voi stessi. Mi spiego, generalmente le energie che abbiamo all'interno di noi dovrebbero continuare a fluire, a essere sottoposte ai vari cambiamenti che la vita ci mette davanti, e quindi sì, abbiamo del maschile, abbiamo del femminile, ma queste energie non sono fisse, non sono sempre allo stesso livello, non fanno sempre le solite cose, hanno maniera di mescolarsi, di interagire tanto dentro di noi quanto al di fuori di noi, perché sono quelle che poi ci permettono di costruire relazioni, di vivere nuove avventure, di manifestare, ok? Nel vostro caso, quando vado a focalizzare sull'energia maschile, percepisco che questa energia maschile è particolarmente sedimentata dentro di voi e ha questa situazione degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Gli aspetti positivi sono che c'è un profondo contatto con questa energia maschile, la incorporate pienamente, ma pienamente non significa perfettamente. Ora, è ovvio che perfetto non è nessuno, ma con perfetto non intendo un ideale irrealistico di mancanza di errore. Intendo completezza. Intendo che questa energia maschile, che è riposta nei lati più reconditi di voi, non viene completamente usufruita e non ha modo completamente di esprimersi, quindi non è totalmente in equilibrio, proprio perché c'è bisogno di, da parte vostra, per come percepite voi stessi la vita in generale, il maschile dentro di voi, c'è bisogno in qualche modo di tenerla a bada, di come possiamo dire, di proteggerla dal mondo esterno e di proteggere voi stessi da quelle che potrebbero essere le grandi conseguenze nella vostra vita e magari anche in quella degli altri, se voi deste la possibilità a questa energia maschile di fluire liberamente. Da dove verrà questo modo di vedere le cose? Probabilmente dalle vostre esperienze. È la maniera giusta di fare le cose? Oddio, giusto e sbagliato è sempre relativo. È meglio chiedersi come vi fa stare questo maschile che ha un grande potenziale, ma sembra essere legato o rilegato a un qualcosa quasi di scontato. Cioè, che siate maschi o femmine, o qualunque cosa vi riteniate, mentre ascoltate questa lettura, un maschile di questo tipo soffre. Perché il maschile ha bisogno non di agire alle spalle, non di rimanere indietro, non di essere messo dietro le quinte, ha bisogno di stare davanti. Ha bisogno di essere la faccia che una persona ci mette, ha bisogno di essere l'aspetto che una persona mostra, ha bisogno di essere l'azione, le parole che una persona usa nel mondo esterno. E questo maschile è molto tenuto quasi in una gabbia e nutrito nel profondo di voi da questo delle conseguenze positive, come per esempio il fatto che magari avete una mente molto lucida, però non potendolo ancora completamente esprimere, non sentendovi abbastanza sicuro di lasciarlo andare in libertà a fare quello che deve fare, c'è anche costrizione, c'è castrazione, e questo porta a rabbia, porta a
Frustrazione probabilmente, una frustrazione, una rabbia che magari percepite verso gli altri in maniera ingiustificata, a volte forse ogni tanto vi dite ma come mai io mi sento così davanti a queste situazioni, come mai mi fa scattare così forte questa situazione? Potrebbe essere tranquillamente che ci siano anche dei disturbi fisici, perché poi la rabbia è una grande energia esplosiva e ha bisogno di cambiare, ha bisogno di essere maschile. E quando noi la teniamo continuamente a bada, per sua natura lei continua a bruciare, a distruggere, ma se non la lasciamo uscire da noi, continua a bruciare e distruggere dentro di noi. E gli effetti si vedono. Non voglio dire che la situazione è disgraziata, senza speranza, che non se ne può sfuggire, che siete destinati alla rovina. Anzi, quello che voglio dirvi è che siete molto vicini dal fare del meglio con questa energia. Però dovete, mi viene mostrata un'immagine, usare questo maschile per conoscerlo ancora di più. Indossate l'armatura, indossate la spada, armatevi di protezioni e scendete nel vostro profondo, affrontate questo maschile e chiedetegli di che cosa ha bisogno, per che cosa è arrabbiato, cos'è che lo rende così combattivo. Nel mentre che vi dico questo percepisco che effettivamente questo maschile è arrivato a questa situazione perché effettivamente ha dovuto magari fare un lavoro che non voleva quando non era il momento, ha dovuto fare delle parti nella vostra vita che avrebbero preferito collaborare con un femminile, per esempio, anziché un maschile. Quindi c'è stato un momento di disequilibrio, si è rafforzato ma è anche stato poi rilegato. Quindi praticamente è come non aver mai reso giustizia a questo maschile. È stato o sfruttato o relegato, non è stato ben direzionato, perché poi che ci piaccia o no, soprattutto per quelli che magari qui sono maschietti e dicono ma come il maschile non può essere così, invece vi dico c'è posto per tutti ma ognuno deve conoscere il proprio posto, il proprio ruolo, ciò per cui è fatto, ciò che gli riesce naturale perché fa parte della sua natura. Il maschile è un'energia che va direzionata, è un'energia che va messa a frutto dopo avergli dato una certa idea di che cosa è il suo scopo, la struttura poi lui la creerà. Quindi il maschile lasciato a briglia sciolta e senza una causa, è come un cavaliere dei tipici poemi epici che non ha una donzella da salvare, che non sa a che cosa serve. E lui continuerà a cercare lotte, continuerà a costruirne, quando non sono fuori le costruisce dentro. Quindi questo maschile vuole giustizia. Il messaggio di questo maschile è, senti, perché non ti vieni a fare un giro qui dove sono io? Perché non apri il dialogo? Perché non ne parliamo? Perché non vediamo di coordinarci? Perché c'è tanto potenziale, tanto nel maschile quanto nel femminile, però se tu non mi lasci fare la mia parte, non andiamo da nessuna parte così. Luca sta qui a fare il re dei poveracci, mi viene da dire. Cioè a gestire le mie energie che io già so quali sono. Sono fatto per l'avventura, sono fatto per uscire, sono fatto per andare là fuori. Che cosa significherà per ciascuno di voi? Non lo so, ognuno ha la propria esperienza. Per alcuni significherà cominciare poi magari a dire veramente quello che pensano. Per altri significherà magari difendere qualcuno, non solo se stessi. Quindi trovare una causa, trovare uno scopo. Per altri potrebbe essere semplicemente riacquistare la propria salute, che non è poco. Questo maschile, vi dico, come ogni femminile, ha tanto potenziale e vuole semplicemente un'occasione per esprimersi, per essere equilibrato. Invece sono stufo di essere il mostro nella stanza, non sono io. È una cattiva gestione qui delle nostre energie, quindi poi quello che sembra fare la parte del cattivo sono io. Ve lo dico, se c'è un maschile in disequilibrio, c'è un femminile in disequilibrio, perché sono le due metà di una stessa mela, quindi qui non stiamo dando la colpa a nessuno e non stiamo preferendo nessuno, stiamo dicendo quello che è, quindi ci sarà poi inevitabilmente magari qualcosina nel femminile da ricalibrare. E a questo proposito, se non avete già guardato la lettura precedente, vi invito a farlo, perché magari trovate anche davvero l'altra metà di questa lettura. Ok? Quindi questo era il grande messaggio del vostro maschile. Spero di esservi stati
stata d'aiuto e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture, ma se avete piacere di seguirmi anche per altri contenuti, soprattutto di crescita personale, spirituali, trovate sul mio Instagram tante di queste tipologie di argomentazioni e poi qui mi trovate per quel che riguarda possibili percorsi insieme o anche semplici letture. Io vi ringrazio di essere stati qui e noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Alla prossima, ciao ciao! Bene, lettura numero 2. Abbiamo ovviamente, come dicevo per le altre letture, cambiato il piano di lavoro, così voi potete vedere da casa la lettura del sale. Andiamo a fare la nostra selezione, mettiamo qui il nostro runa e vediamo questo maschile che cosa ha da dirvi. Maschile del gruppo numero 2, qual è il tuo messaggio? Ok. Questo è un maschile che vive molta ansia, è un maschile senza direzione, senza struttura. Al femminile sta bene l'essere senza struttura perché gli permette di sperimentarsi continuamente, di essere in continuo cambiamento, di trovare soluzioni migliori, di sperimentarsi, di sperimentare il mondo, di accogliere i cambiamenti. Però il maschile senza struttura è perso. È l'altra metà della medaglia del tutto, quindi ha bisogno di direzioni. L'ho detto anche nella lettura precedente, ma adesso su questa lettura abbiamo un significato un po' diverso qui, nel senso che il maschile ha per sua natura una spinta a rendere manifesto, materiale, chiaro, ovvio, intellegibile, fisico. Qualunque movimento ci sia che proviene dalla parte femminile. Come si organizza questo maschile? Come crea questa struttura? Come dicevo, sulla base delle spinte femminili e calcolando, possiamo usare questo termine, ma tenetelo come un termine molto, molto ampio, calcolando un po' sulla base di quello che è l'ambiente in cui deve esprimere quell'energia. Quindi il maschile è uno stratega, è qualcuno che sente la necessità e cerca di dargli sostanza. A volte è un mediatore. Quindi il maschile ha molte caratteristiche positive di cui forse non si parla abbastanza. Qual è il problema qui con questo maschile? Non ha struttura, come dicevo, cioè è preso da continue spinte, è come non avesse una direzione, è come non riuscisse a sentire il femminile. E forse è parte del problema qui, forse è per questo che principalmente è messo così. Però quello che mi viene detto è, questo maschile ha mancato di struttura dagli albori, cioè dal momento in cui all'inizio della vostra vita la presenza maschile nella vostra vita avrebbe dovuto darvi una direzione. Con dare direzione non significa essere oppressivi, non significa dare una lista di cose che si fanno o non si fanno, non significa insegnare come funziona la politica, la carriera, il denaro, la guerra e queste cose qui. Per nulla. Un maschile che dà direzioni è un maschile che ti insegna ad avere fiducia nella tua capacità di utilizzare gli utensili che hai per crearne altri, per creare la realtà che desideri. Se abbiamo avuto una presenza maschile oppressiva, non abbiamo trovato modo di sviluppare queste nostre abilità. Non abbiamo costruito i nostri strumenti. Continuiamo a interpretare la realtà sulle spinte di qualcun altro. E quando questo qualcun altro manca è un problema, perché non abbiamo più chi fa per noi, cioè chi proprio fa il nostro lavoro al posto nostro, che tra l'altro non ci è mai piaciuto. Abbiamo sempre avuto bisogno di fare il nostro lavoro a modo nostro, nella nostra situazione, con le nostre mire. Potrebbe anche essere al contrario che questo maschile non fosse per nulla presente. Quindi quello che abbiamo capito e che abbiamo creato come strutture nella nostra vita, se siamo riusciti a crearle, a volte potrebbero essere fatiscenti, a volte potrebbero essere fallaci, a volte potrebbero appoggiarsi su sentire, un sentire errato,
errato nel senso che non è costruttivo, nel senso che è veramente demolitore, come in questo caso, perché quello che vedo è che questo maschile, non avendo direzione, corre da tutte le parti come una pallina impazzita, non riesce a sentire quello che il femminile dice, perde contatto con il perché fa qualcosa, sente l'esigenza comunque di fare qualcosa, si trova continuamente in situazioni che non c'entrano nulla con la natura vostra e continua quindi a non portare buoni risultati. Se ne porta. E l'ansia non può far altro che crescere. Quindi è un circolo vizioso. È un maschile che ha bisogno di tornare a casa, un maschile di sapere chi siete voi, è un maschile con cui bisogna comunicare. Come si fa a comunicare con un maschile così? Prima di tutto io direi cominciamo ad esercitare l'anticarte della meditazione. Quindi prendiamoci proprio del tempo durante la giornata per costruire questo rapporto di silenzio con noi, in cui poi sarà possibile con il tempo sentire quell'irrequietezza che questo maschile ha e probabilmente l'irrequietezza che il femminile poi vive, perché immaginate un maschile che corre in giro come una pallina impazzita e il femminile che non riesce a farsi sentire. E c'è anche tanta urgenza, c'è un senso di le cose stanno per cambiare, le cose stanno per finire, le cose stanno per mancarmi, sfuggirmi dalle mani. C'è una continua esigenza che non riuscite a percepire ed afferrare e strutturare in maniera fissa. Perciò potrebbe essere che caratteristiche della vostra vita siano effettivamente un'immobilità o un continuo cambiamento senza trovare tregua, o un carattere di continua lotta, o può esserci anche la depressione, anche in senso proprio clinico, ok? Perché un'energia di questo tipo crea un esaurimento delle nostre risorse, che non vengono direzionate nella maniera giusta, che vengono distrutte alla fine nel cercare di esercitarle in ogni modo per tenere duro altri 5 minuti per arrivare a fine giornata, per sopravvivere in apnea durante le nostre ore di vita. E quindi è un maschile che di sicuro non trova giustizia, quantomeno. Quindi adesso, questa è una lettura generale, bisogna che ognuno poi si guardi dentro e veda cosa può fare, come preferisce affrontare questa situazione, però bisogna proprio andare a lavorare qui, credo, su quello che è stato la prima forma di contatto che avete avuto con il maschile in generale. Il maschile ovviamente di solito è la figura paterna. Chi non ha avuto il papà ma ha avuto una figura che ha fatto da paterno, ecco che quella è la figura a cui ci si deve riferire. Oltre al fatto che effettivamente il papà principale è mancato, perché quella potrebbe essere una ferita, nonostante magari poi uno abbia fatto una grande infanzia tranquilla, potrebbe comunque essere una ferita che crea questa sensazione di non aver stabilità, di non aver direzione. Quindi questo è ciò che il maschile di chi sta guardando questo gruppo aveva da dire. Il messaggio è questo: prendimi, ti prego, per mano, fermami perché non riesco a fermarmi da solo, non ho questa capacità, non l'ho sviluppata. Prenditi 5 minuti con me, fammi in qualche maniera sostare, ragionare, non nel senso che bisogna forzare la nostra parte mentale a dire sì, hai ragione, devo stare più tranquillo, perché non serve a niente questa roba qui. Ma cominciamo a costruire del tempo proprio nelle nostre giornate per stare con noi stessi e dialogare con questa nostra ansia esistenziale a questo punto, no? Non è un'ansia data da qualcosa, è un'ansia esistenziale, non sappiamo affrontare con serenità la nostra vita perché il nostro maschile non ci sostiene e il nostro femminile diventa muto, anzi continua a parlare ma nessuno l'ascolta. C'è del lavoro da fare proprio qui emotivo, a livello proprio di guarigione, probabilmente di qualche trauma. Questa è la vostra lettura, io spero di avervi aiutato. Se poi effettivamente avete bisogno di fare quel lavoro, volete considerare farlo con me, qui mi trovate tranquillamente o mi trovate anche solo per una semplice lettura, magari con cui andare più a fondo. Mentre qui sotto trovate il mio indirizzo Instagram e lì si affrontano anche tematiche di vario tipo, non solo, voglio dire, letture e divinazione. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro assolutamente tantissima guarigione e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto. Ciao ciao. E ora abbiamo la nostra terza lettura, mettiamo la luna qui. Come vedete, il piano di lavoro è cambiato in maniera che possiate
vedere meglio quella creatura perché facendola con il sale, giustamente, bianco su bianco non si vede granché. Andiamo a vedere questo maschile che cosa ha da dirvi, di che cosa vi vuole parlare, cerchiamo di comprendere meglio la situazione. Quindi, cosa vuole dire questo maschile al terzo gruppo? Ok, prima di tutto, la prima parola che ho proprio percepito appena gettato il sale e dato un primo sguardo a questo sale è stata la parola perdonami. Al che mi sono un attimo fermata e ho detto chi sta parlando e perdonami per cosa? Dunque, quello che sta parlando è un esempio di maschile che avete avuto nella vostra vita, che vi ha ferito, vi ha deluso, ha assolutamente distrutto le vostre aspettative, ha dimenticato di essere il vostro maschile, quindi qui probabilmente stiamo parlando principalmente di una figura paterna, potrebbe anche essere una figura maschile in generale, come che ne so, il fratello, il zio, il cugino, il vicino di casa, un maschile di cui vi sareste per natura dovuti fidare, però questo maschile o vi ha traditi o in qualche maniera, io percepisco il 90% di voi, non l'ha vissuto come presente, non l'ha percepito in maniera forte, stabile. È un maschile questo che si è sottratto al suo ruolo di maschile, è mancante. Quindi potrebbe essere anche che magari abbiate avuto un papà che non ha potuto crescervi. Potrebbe essere che ci sia stato un maschile invece che vi ha ferito facendo cose che non avrebbe dovuto fare. Potrebbe essere un maschile che viene da esperienze anche amorose, romantiche, che magari ha totalmente evitato di essere il maschile che avrebbe dovuto. Per cui c'è un maschile dentro di voi che risponde a questa energia maschile esterna perché, come naturale che sia, quando noi interagiamo con energie esterne, se internamente già non siamo completamente stabili in noi, cioè non ci conosciamo benissimo, non siamo ben guariti, non abbiamo strumenti per vivere sereni, non conosciamo bene come funziona con la nostra emotività, il che non significa che mi basta sapere che carattere ho, perché se bastasse sapere che carattere una persona ha, il mondo sarebbe un posto migliore, no? Non ci sarebbero problemi, giusto? Per dire le guerre neanche esisterebbero, così, una cosa a caso. Quello di cui sto parlando io qui è proprio la dimensione interiore. Cioè, le nostre emozioni non sono emozioni in quanto cose passeggere. Sono energie passeggere che però trovano stabilità dentro di noi, che ci danno un continuo feedback. Resoconto, ci istruiscono su quello che sta avvenendo all'esterno e noi sulla base di quello per sopravvivenza cambiamo il nostro mondo interno. Certo, meno conosciamo il nostro mondo interno, più ci facciamo un'idea sbagliata dell'esterno, più subiamo le energie e le spinte dell'esterno, più cambiamo la nostra parte interiore e più si alza la possibilità di andare in conflitto con la nostra vera natura. Quindi, un maschile che non è stato presente o ha fatto qualche baggianata grossa su una persona che magari aveva già un maschile poco in equilibrio, e scusatemi, in un mondo così fatto, chi è che ha il maschile in equilibrio? Il mondo che stiamo vivendo ha un maschile e un femminile in disequilibrio, in cui il maschile è quasi prepotente, no? Nella struttura, nella maniera di interagire, nella maniera di dare preferenza e più forza ad alcune tipologie di valori, per esempio, o di strutture sociali. Quindi, in una situazione del genere, è più facile che il nostro maschile interiore di chiunque di noi, anche della persona più equilibrata, tenda un pochettino ogni tanto ad andare fuori fase. Nel vostro caso, questo maschile è fuori fase da un bel po', non
non riesce a esserci. Infatti mi si sta dicendo che questo maschile che avete vissuto nel passato o comunque in situazioni precedenti che non c'era, ha creato una grandissima ferita. Astenendosi dal fare il proprio ruolo, ha fatto un danno. Ed ecco come questo anche si unisce molto bene all'idea generale che qualunque cosa accada nella nostra vita può sempre influire su quella degli altri, anche se non ne siamo completamente consci. Quindi, qualunque cosa sia accaduta nel vostro passato con un maschile assente, quello che avete ricevuto come deduzione interiore e che avete poi abbracciato è stato io, il maschile, non lo ascolto. Io del maschile non mi fido. Sai che c'è? Il maschile mi fa anche un po' schifo. Il maschile non mi serve a niente. Il maschile è un problema. Il maschile è fallace, è debole. Tutte queste deduzioni che facciamo, io le chiamo deduzioni perché alla fine non sono delle verità assolute, sono delle verità acquisite, ognuno si crea la sua. Ecco, noi creiamo questo tipo di deduzioni, questo tipo di verità momentanee, le integriamo dentro di noi, le facciamo diventare parte di noi, poi si mostrano nella personalità, nella nostra salute, nelle nostre relazioni, nel nostro rapporto col denaro, nelle nostre paure, nei nostri sogni, anche quelli che facciamo la notte. Quindi questo maschile che c'è stato nella vostra vita sta chiedendo scusa, sta dicendo non c'ero, non ho fatto quello che dovevo e vedo i danni che ci sono. Di conseguenza, il maschile dentro di voi, che vi appartiene, sta facendo ogni cosa che può per ricondurvi sulla via della compassione, non tanto verso questo maschile che è mancato, ma verso di voi che avete subito la mancanza di un maschile propriamente detto. Di un maschile rispettabile. E qui il grosso problema che voi state vivendo, che noterete magari nella vostra vita, è probabilmente accomunato un maschile che effettivamente non volete accettare dentro di voi. Non riuscite a concepirlo, non conoscete il potenziale perché neanche volete averci a che fare. Si può mostrare in mille modi questa cosa, eh? Non è che c'è un modo unico. Come anche il femminile può mostrarsi in mille modi, tutto si può mostrare in mille modi, è tutto connesso. Però un maschile così non vi sta aiutando nella vita, dovete trovare in qualche maniera il modo di accettarlo, che non significa accettare quella che è stata l'esperienza che avete vissuto con chi è stato un maschile poco opportuno. Sto dicendo che dovete accettare con compassione che dentro di voi si è formata una brutta concezione del maschile che non rende onore a questa grande energia e che non vede l'ora comunque di collaborare, che non vede l'ora di essere espressa. Ognuno troverà il suo modo, ognuno troverà il modo di andare a guarire se stesso. Sicuramente ci sono anch'io, ci sono figure come me, ci può essere uno psicologo, dipende da che livello volete triangolare la situazione e di che cosa avete bisogno. Perché il lavoro che faccio io non è di sicuro il lavoro che fa uno psicologo e viceversa. Quindi c'è bisogno di far pace in qualche modo. E ripeto, far pace, come perdonare, non è abbonare le cose, è comprenderle, è vivere il lutto che ne deriva, è vivere le paure che si nascondono dietro e cominciare da lì. Ripeto, ognuno ha la sua storia, quindi ognuno avrà il suo percorso. Però credo che questa lettura vi arrivi un po' come una risposta. Se sentite una parte che vi manca, eccola qui. Non siete completamente connessi con voi stessi, non state funzionando come un organico, c'è un femminile che poi ovviamente si sentirà disperso, diventerà o tanto aggressivo o completamente remissivo, completamente passivo. Oppure ci saranno continui sbalzi, perché il femminile porta con sé il potenziale del tutto, ma non è fatta per fare tutto. Ok? Tiene duro meglio del maschile su tante cose, bisogna dirlo.
E non sto parlando di uomini e donne, sto parlando proprio dell'energia. Perché se hai un'energia che è tutto, può fare tutto. Ma lo farebbe come lo farebbe il maschile? Riuscirebbe a trovare il modo di autocompletarsi per davvero quando la sua aspirazione principale è dare il via a nuove energie piuttosto che concluderle per forza? Non so se mi sto spiegando, spero di sì. Quindi con questa lettura io spero di avervi aiutato, di avervi portato in maniera più chiara possibile il messaggio di questo maschile che vuole semplicemente accettazione. Quindi una parte di voi chiede di essere accettata e di essere usufruita. Se avete bisogno, considerate l'opportunità di fare magari un percorso per andare a lavorare non solo sul maschile, ma proprio la guarigione, a iniziarla. Sapete dove trovarmi, ci sono anche per delle letture, come potete vedere. Oppure, se avete anche piacere di avere qualche ispirazione a fare del lavoro un po' più esteso, di avere più informazioni, di conoscere un po' meglio anche il mio mondo, non solo quello della divinazione, trovate qui l'indirizzo Instagram, ok? Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro assolutamente tutta la guarigione necessaria. Intanto vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Ed eccoci qui con la quarta lettura e andiamo ora a vedere quello che questo maschile dentro di voi vuole dire, di che cosa vuole parlare e speriamo che sia insomma qualcosa che ci può aiutare, ok? Quindi mettiamo qui la runa, come vedete il piano di lavoro è cambiato, altrimenti con il sale non si vede nulla bianco su bianco e noi andiamo a cominciare. Quindi, qual è il messaggio del maschile? Che accomuna le persone di questo gruppo? Qual è il suo messaggio? La prima parola che ho sentito è stata fortuna. E poi ho visto l'immagine di un guerriero, di quelli tipo dell'antica Grecia. Quindi ho pensato subito a un eroe. Ho pensato proprio a quella spinta che molti uomini probabilmente del passato hanno sentito, quella del conquistatore, quella dell'eroe appunto, dell'andare a conquistare qualcosa, dell'andare a conoscere qualcosa di diverso, dell'andare a espandere la propria esperienza, la propria esperienza di vita e anche proprio di andare a creare qualcosa di diverso. È lo spirito della rivoluzione, è lo spirito della fame di conoscenza. E questo maschile dice: ti prego, andiamo a fare qualcosa che assomiglia a un'avventura. Andiamo a espanderci fino a dimenticarci da dove siamo partiti. Andiamo a conquistare qualcosa, che può essere un obiettivo di vita, che può essere andare a farsi un viaggio in un certo posto, che può essere esplorare, che ne so, la propria religione o la propria dimensione spirituale, può essere esplorare la propria dimensione sessuale, può essere qualunque cosa, perché poi siamo umani e siamo tutti diversi, ognuno ha le cose che voglio dire reputa più importanti nella propria esperienza umana. Questo maschile è pieno di energia e se a volte vi sentite irrequieti non è un caso. Non è un caso perché sento che questo maschile è anche pienamente entusiasta. Cioè, probabilmente ci sono anche dei momenti in cui si sente molto giocherellone. Magari non venite sempre compresi completamente in questo da chi vi sta attorno. Perciò potrebbe anche essere a volte vissuto come un qualcosa che crea disagio, o da voi o da quelli che stanno con voi, no? Però perché il maschile si fa avanti con questo messaggio nel vostro caso? Perché dice quelle cose pazze che ti viene in mente di fare ogni tanto, quei sogni di gloria che ti sembra sia pura fantasia, è il mio richiamo. Io qui mi annoio. Ho bisogno di andare oltre, ho bisogno di provare che cosa significa fare altre esperienze. Voglio assolutamente sapere che cosa c'è al di là di questo mare immenso che c'è davanti. Quindi
non è un ostacolo, secondo me c'è dell'altro. E ora sto canalizzando proprio l'idea di gli uomini proprio del nord, i vichinghi, no? Che poi i vichinghi erano in realtà la parte guerriera. La civiltà nordica proprio in generale si basava sull'espansione in questo senso. Erano grandi navigatori perché di sicuro non avevano paura dell'avventura. Perché nel passato mica si viaggiava per piacere, no? Si viaggiava per necessità di solito e il viaggio era scomodo ed era pericoloso. Non parliamo poi di viaggiare in certe zone e in certe condizioni. Quindi ci sarà stata sì la necessità di fare certi viaggi al tempo degli uomini del nord, ma ci sarà stata anche una certa predisposizione di certi uomini a fare certe cose. Infatti in varie parti del mondo non cambia solo l'ambiente in cui le civiltà si sono sviluppate, cambiano anche uomini in ambienti similari che danno risposte diverse all'ambiente. Quindi probabilmente c'è dentro di voi una predisposizione naturale a essere avventurieri. Non vi stupite se cambiate spesso lavoro, o avete desiderio di cambiare spesso, o avete necessità di cambiare la maniera in cui lavorate. Non vi stupite se avete mille interessi, e neanche uno è diventato magari, o sì, ma non tutto è diventato il vostro mestiere di vita. Non vi stupite se non ve ne frega niente di prendervi una specialistica in ogni cosa che vi interessa, perché non è necessario. Non è necessario, non facciamoci ingabbiare da un'idea sbagliata di maschile. Il maschile sì è struttura, è manifestazione, è concetto, è cosa può essere? È tradizione, certo. Ma come questo mondo fisico continua a evolvere, anche il maschile evolve. Nuove situazioni chiedono nuove soluzioni, quindi un maschile che comunque è in grado di cambiare. E il cambiamento avviene quando qualcuno permette a se stesso di esplorare, ed è quello che questo maschile vuole. Continua a dirmi, dai, andiamo, partiamo, chi se ne frega. Oddio, per carità, ci sarà qualcuno magari che mi sta ascoltando, che sta considerando da un pochettino l'idea di partire proprio fisicamente, di fare un viaggio, di, non lo so, esplorare una parte del mondo. Magari questo è proprio il messaggio che aspettavate, no? Come sempre io non vi suggerisco di essere assolutamente, come si può dire, sconsiderati e di dimenticare le buone maniere, di dimenticare di essere preparati davanti a qualunque situazione, però quello che questo maschile vuole è anche un po' il brivido dell'avventura in quel senso. Perciò c'è un grande richiamo, questo maschile sta veramente dicendo ti prego ascoltami, ti prego facciamo qualcosa di divertente. Perché poi il maschile è anche questo, è giocherellone. Il maschile vuole proprio testare i limiti ed è disposto alle conseguenze, ad accettarle nel momento in cui testa, purché lo si lasci testare con libertà. Quindi anche qui vedete, c'è del maschile nel femminile, c'è del femminile nel maschile. La struttura va bene, le regole vanno bene, però lasciami un po' fare a modo mio all'interno di questo. Quindi questo messaggio in realtà non è come gli altri tre in cui magari c'era qualcosa da sistemare. Qui è proprio un suggerimento, qui è proprio un dire dai, diventiamo migliori amici, facciamo festa in questa vita, facciamo qualcosa di divertente. Facciamo quello che ci piace, non dobbiamo stare qui sempre a romperci le scatole con questo mondo maschile creato, strutturato in questa maniera, che non è una maniera che rende giustizia al nostro potenziale. Facciamolo in maniera diversa, vediamo che cosa diventa il mondo sotto la nostra spinta, sotto le nostre nuove spinte una volta che avremo investigato nuove parti di realtà. Quindi sta a voi, io credo, ascoltare o meno. Questo maschile il messaggio l'ha dato subito molto diretto e appena mi ci sono connesso ho sentito proprio entusiasmo, un entusiasmo forte. Vi dirò, un entusiasmo quasi adolescenziale, quasi bambinesco, in senso positivo. Perciò è una bella sensazione, penso che potrei anch'io in qualche maniera magari ogni tanto attingere da questo maschile.
Non credo che sia la mia lettura, anzi, penso che il mio maschile sia stufo di esplorare, però voglio dire, è una bella sensazione, è un maschile proprio che trabocca di energia, ne ha così tanta che è pronto ad espandersi. Ed è una buona controparte di un maschile che ha così tanto che è pronto a donare. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui, di avermi dato fiducia. Se avete bisogno di approfondire un po' questa tematica con una lettura personale o se volete fare un percorso personale con me, mi trovate qui. Altrimenti, se vi interessa il tipo di lavoro che faccio e volete magari approfondire un pochettino queste tematiche, non solo di divinazione, ma anche spirituali, emotive, cose di questo tipo, mi trovate su Instagram. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui, noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!